Ci siamo. Ci siamo. Oh, finalmente, Ci finalmente. siamo. Dopo tante Ci peripezie ci siamo. siamo. La storia della nostra prima live assomiglia molto alla storia di un paio di settimane fa della diretta di Conte. Ci siamo presi d'invidia, quindi lo fa lui perché noi no. Assolutamente, 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 Per qualcuno che ci sta assolutamente, assolutamente. guardando. Lunedì di Pasquetta iniziamo così alla grande, questo è il nostro regalo, vi facciamo tanti auguri intanto di una buona Pasqua. Ve ne faremo di altri regali, però siamo in fascia protetta, cioè se usciamo il cazzo, Twitch ci banna, quindi non possiamo fare gli altri regali. In attesa infatti della nostra venuta, per restare in tema, avevamo deciso di mandare o una partita del Mondiale 2006 o un video di Pornhub, tanto per fare un po' di concorrenza. Però ci facciamo attendere come le più grandi Come le più rubriche. grandi fregne, le più Esatto. grandi fregne, e poi vi garantiremo la cena più brutta della vostra vita. Ovviamente poi non vorrete più uscire con noi. Nel frattempo vedete la nostra nuova grafica, molto carina. Vedete i quadri di Dario dietro del matrimonio dei suoi genitori. E poi cominciamo a dare il benvenuto alle prime persone. Prima di cominciare a presentare tutto, vorremmo un attimino attendere che qualcuno ci raggiunga. Già, sono comparsi i primi meme, vero Dario? Sì, ce li ha fatti quello che da 10 minuti a questa parte è diventato il nostro mematore ufficiale, Non ovvero ci Andrea vuole molto. Milone. Andrea Milone, se ci sei, batti un colpo in chat, anche le bestemmie sono accettate. Ottimo, ottimo, Tre persone ottimo, collegate. ottimo, ottimo. Allora, io direi di cominciare subito presentando il nostro nuovo team, la nostra nuova squadra. Andrea ha risposto, buonasera. La nostra nuova squadra che prevede la regia, cioè in regia abbiamo Domenico. Salutiamolo, non si vede, non Domenico vuole farsi Alesci. vedere perché è il nostro mischeta della situazione in questo momento. Poi abbiamo la new entry Alberto che avrete sicuramente già visto New Entry fa parte del progetto da 6 mesi. Il problema è che non ha. nel nostro ultimo video dei Sofanos su YouTube. E poi il solito Dario. Ave, ave a tutti e poi Tindaro, Tindaro, un applauso dai regà. Va bene, iniziamo. Allora, cosa ci ha rallentato fino adesso? Perché siamo scomparsi? Voi direte, vabbè, è la normalità, lo fate sempre, però questa volta diciamo che il coronavirus ci ha messo del suo, ci ha un po' rallentato. O almeno ci piacerebbe che fosse così, ma semplicemente non avevamo un cazzo da dire. E ora noi questo cazzo da dire lo abbiamo voluto ampliare a Twitch. Cioè, se prima noi non avevamo un cazzo da dire su YouTube, però avevamo molta più ansia perché dovevamo scrivere, dovevamo montare, ora queste cose è molto più naturale in live, quindi possiamo permetterci di non avere un cazzo da dire anche su Twitch. Finalmente direi, Cristo. Sarebbe bello, però in qualche modo qualcosina ce l'abbiamo. Il problema di oggi è questo. L'idea di Twitch era nata tanti mesi fa, prima del coronavirus, e quindi l'abbiamo attuata adesso, perché quale occasione meglio di questa che siamo rinchiusi in casa di provare a fare nuove cose. Twitch è una piattaforma che ci piace ed adesso faremo tante belle live dirette, c'è una bella chat che potrete scrivere commenti, domande, potete fare quello che volete qua, tutto è concesso. Allora, Dario, Però iniziamo subito. prima di cominciare io volevo fare una domanda a voi e anche alla chat se volete rispondere. Vai, vai, vai. Voi in questo periodo di quarantena lo state usando il deodorante? Assolutamente sì. Devo Ah, buttare la ok. spazzatura in qualche modo, non può essere. Devo farmi il bello per Tipo, prendere l'uovo vai a dal buttare la gatto. spazzatura, poi torni a casa senza deodorante. Alberto, ma non l'avevi buttata la spazzatura? Sì, mamma, l'ho buttata, sono io. Allora, intanto ci scusiamo se non state vedendo la diretta su Instagram, ma abbiamo avuto dei problemi che speriamo di risolvere dalla prossima volta e quindi saremo in diretta solo su Twitch e poi ricondivideremo
il tutto, il video lo condivideremo su YouTube. Lo Quindi ricaricheremo, esatto. potete ritrovarci anche lì. E allora è successo in fini mondi, è successo di tutto, tutto ciò Ah, che senza il coronavirus non avremmo ho la mai sigla. potuto vedere. Hai la sigla? Vai con quella. Dai. Sigla, dai. Sigla. Sofano. Bellissimo. Abbiamo anche la sigla, ma dove lo trovate? Un podcast così. Sofano. Altro che quelle merde del Cerbero Podcast, noi ci siamo adesso. Vedi qua. Allora, direi di cominciare subito con l'argomento principale della giornata, che non è il coronavirus, perché ormai ci è uscito dalle orecchie questo coronavirus. Non è Conte, anche se ci arriviamo, perché in qualche modo è collegato con tutto il governo italiano, ma è Cateno De Luca, sindaco E di Messina. conseguenza. Il supereroe di Messina. Ormai è diventato un personaggio famoso. Vediamo la foto mandata da Domenico. È diventato un personaggio famoso, comparso da Barbara D'Urso. Cioè, assolutamente si sta prendendo la scena. Striscia la notizia, in qualsiasi luogo o trasmissione televisiva c'è la sua faccia. Ovunque Tanti vado stessi. mi ricorda lui. Vero? Cosa ha fatto questo Cateno De Luca? Ha lottato, almeno ha dato l'impressione di lottare fino alla morte per la salvezza del suo popolo, dei messinesi, dei siciliani, facendo, non vorrei dire propaganda, però si è attivato Campagna elettorale. in questo senso. No, No, non è vorrei dire campagna questo, elettorale quello perché che sta comunque si è facendo lui. attivato abbastanza per la salvaguardia dei suoi amici e di tutto il popolo siciliano. È stato Ok. fortemente apprezzato, è stato fortemente criticato. Vediamo un'altra foto che ha fatto pochi giorni fa. Io rusto a casa, Picazzi May. Ah, Picazzi May io non l'avevo letto, ragazzi. L'ho Ci ammesso sono pure sorte Picazzi delle questioni riguardo a questa cosa qua. Perché May. È un hanno. personaggione, cominciamo a dire questo, no? Però prima di cominciare veramente a sviscerare l'argomento, io vorrei chiedere a voi cosa veramente ne pensate di lui, nel senso anche più che altro in maniera superficiale. Io in maniera superficiale, quando ho scoperto questo personaggio, ovviamente su Facebook, perché è su Facebook che vengono ricondivisi tutti gli articoli, tutte le notizie, a me il primo feedback che ha dato questo Cateno De Luca è stato: cazzo, io non so chi sia lui, non so cosa faccia, però a me fa paura il quoziente intellettivo medio delle persone che lo ricondividono su Facebook. Ma Le secondo me no, nel sue senso, in questo periodo di paura, chiamiamolo così, e di punti interrogativi che ha fatto arrivare dall'inizio il governo su questo coronavirus, diciamo che il popolo si è in qualche modo appigliato a questo Cateno De Luca, che ha cercato di lottare. Per non intanto c'è Alberto che fuma alla grande per evitare il contagio, l'espandersi di questo contagio di coronavirus anche nelle terre dove ovviamente non è arrivato nella stessa misura e di cercare di non farlo arrivare in quel modo, poiché non abbiamo la stessa rete ospedaliera, chiamiamola così. La sanità non funziona bene come funziona al nord, qui al sud. E quindi si è battuto e controbattuto con questo ideale ed è stato apprezzato da molti per questo. Quindi io non andrei proprio a dire, ad offendere, ecco, chi lo sostiene. Ah, Giustamente, boh, però. io non ho offeso loro, ho semplicemente detto un dato di fatto, cioè il fatto che il loro quoziente intellettivo sia molto al di sotto della.
No, parlando seriamente, indipendentemente da quello che possa essere un pensiero politico o un'ideologia politica, anche il fatto che lui voglia proteggere la Sicilia mi va benissimo, no? Non è assolutamente un problema. Il problema quando arriva, quando il modo in cui, il modo in cui tu fai politica non è politica. Sì, e su questo ne possiamo parlare, ma io direi, allora, sicuramente lo conosceranno tutti, tutti, tutti ne hanno sentito parlare e cose varie, però mettiamo che ci siano alcune persone tipo me, no? Che ho una sorella di 6 anni che guarda sempre Rai Yo-Yo, che non ha mai visto le gesta di questo personaggio. Lo mandiamo qualche video per condividere anche le immagini e i video con i nostri spettatori. Così poi commentiamo anche insieme. Non uscire di casa. Regia, ci affidiamo a Io te adesso. tutti a casa. Santa Pasqua a tutti voi. Il vostro Che sindaco vi bello, qui stiamo augura vedendo un una Santa video Pasqua di macchine. e ribadisce l'ordine di No, non uscire di casa. non violiamo la privacy delle persone, sennò ci arrestano e finiamo il nostro percorso prima del tempo. Ah, ho capito. Questa è la macchina che va in giro dicendo lo slogan, no? Ok, però non, io non sento la. Non so se è un problema mio, No. ma non sento l'audio del video. Chat, dateci un feedback. Avete sentito l'audio del video? Andrea, ho visto che come è Miriam quella, no? Sì, Miriam. Intanto, Andrea, sì, Andrea. lo stai facendo, penso si No. rivolga al No, tuo brutta prendere. testa di cazzo, non lo sto facendo, testa di merda, non sto insultando nessuno, faccia di merda! Allora, sì, Ok. dicono che loro lo sentono l'audio del, quindi perfetto. Ottimo, ottimo. Perfetto. Io no, vabbè, non ha importanza. E allora ci rivolgiamo alla chat. Cosa hanno detto? Cosa ne pensate più che altro? Sicuramente era il messaggio propagandistico dello stare a casa, del non muoversi, detto alla De Luca, sono il vostro sindaco, dovete stare a casa. Poi, hai qualche altro video? Domenico, di quelli là proprio ufficiali, di quelli con l'interprete dietro. Alberto è morto. Ok, Alberto è morto. Alberto, non uscire, non uscire. Ok. Ok, andiamo a Ok, vedere. prego, prego. Ma in questo. Ok, ma tu Domenico ti senti in questo momento? Nel senso loro ti sentono in live? Ok. E qual è il video così lo sento pure io? Alberto, non uscire, come direbbe De Luca, dove cazzo vai? Torna a casa. De Aspetta, De Luca chi però? Luca, sindaco di Messina, l'argomento è Ah, questo. Poi ogni De ok, Luca è è tornato Alberto. particolare, Mi eh? È ha cacciato tutto quanto, non particolare. so che cosa sia successo. Anche... Ok. Aspetta, però no. Aspetta, però Domios, aspetta, prima di mettere il video, non si è ancora espresso Alberto riguardo De Luca e sono Allora, curioso del suo parere perché non abbiamo mai parlato. secondo me, hai presente, questa è una situazione storica estremamente importante, no? E andrà nei libri di storia. Hai Sì, presente la situazione credo che a dell'impero? livello mondiale dopo le Torri Gemelle sia. No, anzi, credo che sia molto più rilevante questo delle Torri Gemelle, quindi sì. Hai presente nei libri di storia dei licei c'è la finestrella curiosità? Ok. Lì ci sarà una foto di De Luca e l'hashtag. Io rusto a casa, i cazzi miei, cazzi censurato perché è un libro di scuola. Secondo me Ovviamente perché. arriveremo lì. Messina diventerà famosa per questo. Anche lui. Ok, quindi già, quindi Messina, mi stai dicendo che tu già Messina è famosa per essere la città italiana con più concentrazioni di satanisti? Ovviamente nessun problema con i satanisti, io problemi ce li ho con i cattolici, vive i satanisti.
Sarà anche famosa in futuro per essere la città che avrà dato i Natali a questo De Luca, no? Esatto, a tutta Ottimo. questa rivoluzione che sta avvenendo. Questa evoluzione, hai detto? Rivoluzione. Ah, ok. Ok, puoi andare Domenico se c'è pronto il video. Domenico. Buongiorno a tutti. Sono incazzato un Intanto po' perché con Ugo? Ugo? Perché Ugo, Miriam? il sarà scomparso come Alberto. Ah, ok, Che Alberto c'è Ugo. stato Alberto dalla Ugo. Calabria alla Sicilia, L'unica cosa di... da Sì. Villa San Giovanni a Messina, ho Ah, visto le ok, no. foto, ho visto video e anch'io mi sono reso conto, come voi, che qua c'è qualcuno che gioca con la nostra pelle e la nostra pazienza. La mia pazienza ora è finita. Quindi, siccome il ministro Speranza, Roberto Speranza, ministro della salute, quello che ha fatto il provvedimento che autorizza tutti a uscire di casa e pisciare attorno a casa, cioè ecco, che ancora ministro ti invito a revocare quella porcheria di provvedimento, perché da casa non deve uscire nessuno, e a Messina non esce nessuno perché c'è un'ordinanza e quindi guai chi esce da casa. Questo stesso ministro, ieri, insieme al ministro dell'interno Luciana Lamorgese, quella per intenderci che se vuole con un colpo di penna mi revoca dal mio ruolo di sindaco, quindi tanto per farvi il quadro, ministro degli interni, hanno fatto un provvedimento, un loro decreto, che è molto semplice, qua ve lo leggo, perché avete ragione ad incazzarvi e io sono super incazzato. Articolo 1. Ulteriori misure urgenti di contenimento del contagio sull'intero territorio nazionale. Udite, udite. Allo scopo di contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19, è fatto divieto a tutte le persone fisiche di trasferirsi o spostarsi con mezzi di trasporto pubblici o privati in comune diverso da quello in cui si trovano. Il principio è che dove siamo ora rimaniamo e basta. Ecco, fino a quando non c'era un provvedimento. E allora, amen, c'è un provvedimento. Dove siamo dobbiamo rimanere, dice questo provvedimento. Poi aggiungo le solite porcherie. Che dice il provvedimento? Salvo, io mi sarei fermato qua. E basta, momento di guerra, ci fermiamo e rimaniamo dove siamo. Ma siccome il timore non ce l'ho io, non ce l'ho io, ce l'hanno questi ministri, mi permetto di dire insipidi, e aggiungono, salvo che per comprovate esigenze lavorative, nel nostro caso noi censiamo, in un attimo si fa il censimento di chi sono i pendolari dello stretto, cioè quelli che da Reggio Calabria lavorano a Messina e viceversa. Quindi si rilascia una scheda e quelli solo possono passare in un attimo, come vedete. Quindi, salvo che per comprovate esigenze lavorative, poi aggiungono di assoluta urgenza, che non si capisce che cazzo vuol dire, ovvero per motivi di salute. E dovremmo capire se il moribondo può passare o meno. Ora, al di là di questo, io sto preparando ora una nota di grande protesta nei confronti del prefetto di Messina, del prefetto di Reggio Calabria, dei questori, perché voglio capire che cazzo è successo stanotte, voglio la prova e il riscontro dei controlli che sono stati effettuati comunque stasera. Sappiatelo, io sarò lì, io vado lì, io blocco la nave. E invito anche il presidente Musumeci, basta ora semplicemente con le proteste. Presidente Musumeci, vieni con me stasera lì e non permetta a nessuno di giocare con la pazienza dei siciliani. Allora io ora farò una lettera, annuncio un'ordinanza dove io impedisco che si passi in modo indiscriminato. Chi deve passare deve segnalare almeno 2 ore prima le motivazioni, le verifichiamo e si decide se si passa o non si passa.
Stasera mi faccio arrestare per l'ennesima volta. Non me ne frega niente, però basta con i provvedimenti e poi non si organizza sul territorio tutta la struttura per far rispettare questi provvedimenti. Perché è un'umiliazione per me, un'umiliazione per chi continua a stare murato dentro in casa. Non è possibile. E allora, cari oggi ministri, cari prefetti, organizzatevi, perché io sarò lì. Sarò lì a non fare passare nessuno, ma nel frattempo vi scrivo, nel frattempo faccio le mie ordinanze pure sgangherate, impugnatele, ma in ogni caso mi dovete garantire ora ai siciliani di schierare là l'esercito, dal lato di Villa San Giovanni, da questo lato, e soprattutto dovete smetterla di prenderci per il culo. Siamo stanchi! E allora, diciamo che era uno dei più calmi, dei più tranquilli di quelli più sensati, direi anche questo. Andrea Gradisca ci scrive, sì, ho visto questa puntata della serie, sì, perché ormai è diventata una serie TV. Però qui ancora eravamo nella fase della tranquillità. Ci sono dei video molto, molto, molto più attivi, più aggressivi, rivolti al governo, ai ministri e tutto questo, se non sbaglio. È stato pure denunciato per vilipendio. Denunciato. Per questo io dico, ok, le persone un po' si appoggiano alla sua idea per tutto quello che dice e cerca di fare per i siciliani. Però, lui ha trasformato tutto questo nemmeno in propaganda politica, in uno show. È un one man show praticamente fatto da Cateno De Luca. Sì, ma infatti io direi, gli voglio dire grazie da un certo punto di vista, nel senso che da quando io faccio stand up comedy, e credo che sarà successo anche ad Alberto, la maggior parte delle persone alle quali faccio vedere i miei video si lamentano della volgarità, della pesantezza, della violenza con la quale mi esprimo. Quindi da un certo punto di vista sono contento che lui si stia esprimendo in maniera così, così tanto violenta e volgare. Ovviamente per i depensanti sono ironico, sono molto ironico per i depensanti, se le persone non lo capissero, sono veramente molto ironico. A volte però sai qual è il fatto? Che secondo me... Dice Alberto, stavi dicendo qualcosa? No, vai, continua. In queste cose c'è di mezzo sempre, non tanto la logica o il pensiero, perché quando c'è di mezzo la paura o la paura di non andare avanti, di non vivere, come nel caso di Salvini, anche se lontani come argomenti, io sotto questo punto di vista... Il metodo di comunicazione è quello. Il metodo di comunicazione sì. Anche se do più ragione, diciamo, in questo senso a De Luca che a Salvini, perché lui sta parlando comunque di salvare vite, Salvini fa propaganda andando a suonare campanelli di persone, solo per sapere se spacciano o meno, ma fai andare la polizia, non andare tu, se devi fare Io credo una cosa, che in questo caso entrambi stiano facendo propaganda politica. Perché prendi me, una persona che non si era mai interessato a chi fosse il sindaco di Messina e anche della città metropolitana di Messina, adesso conosce questo Cateno De Luca e quindi è anche un modo di farsi propaganda. Basti pensare al fatto che esistono delle pagine dove c'è un letterale culto della personalità di questo merda di Cateno De Luca. E questo è sbagliato perché... cioè. Questo è facile seghe su Cateno De Luca, indipendentemente dall'orientamento sessuale, ma veramente voi volete farvi le seghe su ciò che dice e su come si esprime Cateno De Luca? E una piccola cosa da dire per dovere di cronaca, prima mi sono sbagliato, non è nato a Messina, è nato in un altro paesino, mi è stato scritto su WhatsApp, alzo le mani, ok, mea culpa, ho sbagliato. Prego ragazzi. Alberto, sono curioso di sentirti. Ma lui è una figura che abbiamo bisogno di un Cateno De Luca noi in questo momento preciso della nostra vita. È una cosa necessaria e essenziale perché... Aspetta, non solo intendi per... noi come comici satirici o noi come popolo siciliano? Tutti, ne possono prendere appunto tutti, capito? Perché
A parte che una riserva infinita di memini che stanno nascendo, che è una cosa pazzesca, anche se hanno un po' rotto il cazzo, però vabbè, ci sta, continuano, va bene anche. Però è proprio, come diceva prima, Impecco. è una serie TV è diventata questa qua. Le dirette con Luciano dall'altra parte del telefono che riprende il telefono, dirette di vita reale, che la gente vuole, è un reality show quello di De Luca. Non è live su Twitch come noi, in pratica. Beh, diciamo Cioè, che noi italiani su questo siamo. Vai, vai, finisci, finisci il discorso, finisci. lui è ancora più autentico. Lui ti fa arrivare direttamente la sua nevrosi a casa e tu la accogli in un certo senso perché ti fa stare bene, ti piace, come quando la gente si vede il Grande Fratello, ma qua non è Il niente. problema lo sai qual è? Mettete che io soffra di masturbazione compulsiva, nel senso che io sento il bisogno di masturbarmi anche mentre sono in chiesa che guardo il prete che alza l'ostia. Io posso soffrire di masturbazione compulsiva, Una ma parafilia, il mi sembra. fatto che io, ma che cosa vuol dire? Il fatto che io sono un politico, no? Vuol dire che io, se soffro di masturbazione compulsiva, devo essere genuino e far vedere che io soffro di masturbazione compulsiva? Possiamo mettere un contatore della parola masturbazione di Dario? In alto a sinistra, magari, grazie. Aspetta, no, un attimo. Cosa? Un attimo, prima del video, un attimo. Per la prima volta, Miriam ha detto un qualcosa che io condivido. A mio parere, è troppo plateale sto tizio, brava ragazza. Per tanti che lo amano, ce ne sono altrettanti che lo odiano. Vabbè, questo è un po' come dire. Cioè, ok, Miriam, no, hai detto una mezza stronzata. Prego col video. Vai. Arrestatemi pure. Chiaro. E allora, come ci scrivono in chat, questo video è un fake. Sì, però quello che ha detto purtroppo no, nel senso che non l'ha detto attraverso il drone, non inseguiva le Aspetta, persone, è però un l'ha detto. imitatore o è lui? No, è lui, l'ha detto in una diretta su Facebook. Allora, Ma però è la qualcosa voce che ha detto lui, questo intendo l'ha io. detto lui seduto alla scrivania con la ragazza dietro che. Devo un attimo mutarmi, devo un attimo mutarmi. Io non posso vedere il video. Ok. Ok, si è mutato per ottime ragioni. Io non posso vedere il video, ma cosa è successo esattamente? Esattamente è successo che c'è. Allora, nel video si sentiva la voce di De Luca, si capiva che era in un drone, praticamente la registrazione era a bordo di un drone che inseguiva le persone e Dove cazzo diceva parte loro di telefono? stare a casa, dove cazzo andate, state a Ok, casa, vi becco perfetto. uno a uno con un italiano molto molto in stile chiacchierata da No, non ho bar dopo capito. No, tipo due Dante Petrarca stronzi. Boccaccio, regà. E quindi era questo, però quello che ha detto è vero, è reale, è stato detto in una diretta su Facebook, una delle tante dirette su Facebook rivolte ai concittadini, che poi tutti i sindaci d'Italia più o meno hanno fatto un qualcosa del genere, lui l'ha fatto l'ha fatto in una maniera più, chiamiamola, non lo so, non mi viene il termine, comunque l'ha fatto. Il problema è questo, vedi che ti becco. Miriam ti manda a cagare, Dario. Questo. Penso che Allora, faccia sì, bene gli comunque. italiani, secondo me, siamo Grazie un popolo ragazzi, di grazie. Questo sì che è burloni. cameratismo, questo sì che è la forza del gruppo. Grazie ragazzi.
Abbiamo dimostrato di avere un senso dell'umorismo molto alto anche in situazioni del genere, che ricordiamo, una situazione del genere non si verificava da tantissimi e tantissimi anni. E quindi abbiamo dimostrato attraverso tutto questo, ma anche con le comunicazioni del presidente Conte, di avere molto molto senso dell'umorismo, dato che adesso sono uscite le bimbe di Conte. Prima ho letto in un commento le bimbe di De Luca, adesso ci sono. Aspetta un attimo, Domenico, qua Miriam ci segnala, io non so se avete visto il video della motocicletta, non c'entra nulla con il coronavirus, ma fa capire molto, fa capire. Siccome Miriam ha detto che questo video fa capire molto, Domenico, cercalo, scaricalo e faccelo vedere. Ok, sì, sì, perché assolutamente di De Luca non... Non ti senta, okay. De Luca non è una novità assoluta per questi suoi modi di fare, perché anche in passato, se non sbaglio, ha sfilato nudo o in mutande, forse con la fascia da sindaco. Ok, ci siamo? Eravamo, ci siamo, eravamo andati, scusate, la live. Dico, pure personaggi come Gibby riescono a farsi vedere la loro nudità comunque. Non scordiamoci. Dico, pure io a mare quando faccio le capriole in acqua col culo di fuori posso. Quindi stai dicendo che potrei fare politica. Solo che da sindaco hai, diciamo, un pubblico maggiore, quindi ci puoi tentare. Allora, secondo me lui è abbastanza egocentrico. Sicuramente avrà a cuore la situazione dei suoi concittadini, dei siciliani, però è abbastanza egocentrico e questo non lo mettiamo in dubbio, altrimenti non vai continuamente in diretta in trasmissioni come quella di Barbara D'Urso, che è l'anti-TV, ricordiamo, comunque l'anti-informazione per eccellenza. Io dico... Devo rimutare un attimo, devo rimutarmi, scusate. È che non abbiamo il bip, quindi Dario è... più o meno... Almeno si autocensura. Si autocensura, perfetto. Cateno De Luca showman. Eh sì, showman, assolutamente sì. Ma non è una cosa positiva, purtroppo. Purtroppo tutto questo fa sì che molto, molto pubblico gli si accodi, diciamo questo, a tutto ciò che fa. Sono nati tanti gruppi su Facebook. Io sto con Cateno De Luca. Andrea ha scritto un commento interessante. De Luca, la scorsa estate, faceva i blitz in spiaggia ai ragazzi che facevano i falò senza permesso per Ferragosto. Ok. Ed è la stessa identica cosa che sta facendo adesso, se ci pensate. Il problema, qual è? Che in Italia esiste una cosa che si chiama democrazia, esiste una cosa che si chiama divisione dei poteri ed esiste una cosa che si chiama ognuno ha il suo cazzo di ruolo e ognuno deve fare le sue cazzo di cose. Nel senso che se io sono un ragazzo che studia teatro, no? Però magari sono appassionato di medicina, nel senso che mi faccio le seghe guardando su YouTube le operazioni le operazioni a cuore aperto. Questo non mi dà il permesso di andare in sala operatoria e di fare un'operazione a cuore aperto a qualcuno. Se esiste la polizia, esistono le forze dell'ordine, e questo è un compito loro, non è un qualcosa che spetta a quel Cristo di Cateno De Luca. Aspetta, allora però ci sono persone... Andrea, lui non è la massima autorità locale, questo che hai scritto tu non è così. Allora metti Conte è il presidente del Consiglio, lui potrebbe essere una delle tre massime autorità per quanto riguarda la Repubblica Italiana. Ciò non vuol dire che se c'è un processo, ma anche al più negativo dei mafiosi, ciò non vuol dire che lui può decidere la pena. Aspetta però, prego, cioè, ragazzi, scusate se vi interrompo. Per esempio, a parte abbiamo capito che Dario si masturba su un sacco di cose, però ci sono persone che fanno quello che dici tu. Metti, io te ne cito due che, se ci fai caso, sono molto simili. Salvini e il pelato di Brothers. Entrambi fanno tanti lavori, e anche dignitosamente, io direi, in una delle due parti in questo caso. Quindi, però non specifichiamo chi è a farlo in maniera dignitosa. De Luca sta seguendo un obiettivo.
Diciamo che uno di due ha pochi peli sulla testa e l'altro sulla lingua, purtroppo. Bella questa, bravo. Allora, stavo per dire una cosa, poi l'ho scordata. Allora, sì, questo modo di fare è un po' alla Salvini, nel senso che lui è quello che va in giro per le case a suonare alle persone per vedere se spacciano o meno, o comunque per farsi vedere dalla gente che lui agisce in questo modo perché è vicino al popolo. Adesso, questo è egocentrismo, non lo mette in dubbio nessuno, però dall'altra c'è da dire che il popolo siciliano, messinese in questo caso, io faccio parte della provincia di Messina, quindi non offendo nessuno, non mi sento di offendere nessuno, però un po' ha bisogno quasi di questo, perché ognuno fa il cazzo che gli pare. E secondo me il sindaco che scende in prima persona, a parte l'egocentrismo e tutto quello che vuoi, in prima persona scende a fare queste determinate cose, probabilmente qui ha influito anche positivamente, poiché effettivamente, lasciando i pochi contagi che ci sono in Sicilia in confronto a tutto il resto d'Italia, però le persone in questo modo stanno uscendo di meno. Ha beccato come lui tante persone, anche se non è meno giusto, Dunque, può essere quello che dici tu, nel senso che in questo caso quello che sta facendo Cateno è ciò di cui abbiamo bisogno. Però il fatto che ciò di cui abbiamo bisogno sia Cateno non è una cosa positiva. Nel senso che è come quando Giorgio Montanini dice, nei suoi monologhi dice, è positivo il fatto che nella Costituzione ci sia scritto che non si debba uccidere? Cioè, davvero serve un pezzo di carta che gli dice che uccidere è sbagliato? Davvero serve uno stronzo, mi dissocio, una persona diversamente dotata di quoziente intellettivo, mettiamola così, che gli dice restiamo a casa, restate a casa? Davvero serve? Davvero serve? E soprattutto davvero serve in quel modo? Cioè, siamo davvero così trogloditi, così violenti, che per farci dire di restare a casa abbiamo bisogno di uno che ci urli? Mi sa di sì. Mi sa di sì, infatti. A questo punto. Altrimenti... che ci di tu siamo bestie. Molti di noi purtroppo ancora lo sono. E quindi... E però questo... a me a questo punto non rifaccio un'altra battuta sulla masturbazione, però mi viene da dire che io non sono così bestia, ma non ci vuole tanto per non essere bestia come me. Purtroppo... O come Tindaro, come Alberto, non ci vuole tanto per noi, per non essere bestia come noi. Dico che siamo i primi delle bestie noi. Questo lo pensi tu. Non ci voglia, no? In realtà... Ci sono persone, come all'inizio abbiamo fatto comunque noi, tutti quanti, anche le massime autorità dello Stato, che... E questo coronavirus l'abbiamo preso un po' sotto gamba, nel senso, sì, vabbè, cose a noi qua non fa niente, anche quando è arrivato in Italia, ma sì, è un'influenza, non è niente di che. E c'è persone che ancora, ci sono persone che continuano a pensarla così. Il problema è fondamentalmente questo, continuano a riuscire a fare quello. In che senso? Abbiamo un ottimo. Ma magari lo vorremmo speriamo di portarla. Allora sì, diciamo anche questa è un po' una puntata zero, una puntata di prova. Speriamo che vi piaccia il format, perché noi punteremo in futuro ad avere degli ospiti e ad intervistarli, a passare un po' di tempo insieme a loro, Prego. Ok. Prego. Se hai un piccolo video anche di Cateno De Luca da Barbara D'Urso, per favore mandalo, perché sono anche, perché noi parliamo, però molti non hanno visto queste cose. Molti no. Io per esempio non le ho mai viste. Dario non le ha mai visti, per fortuna sua, per esempio. Molte cose in comune con Salvini ci sono. Però ci sono delle situazioni che Salvini continua a fare. Non vorrei dirlo, ma continuo a fare propaganda politica. In questo momento non credo ci sia il bisogno. È stato criticato fortemente Conte per aver smerdato, diciamo così, Salvini e la Meloni in diretta nazionale, però io dico,
lui non può smerdarvi in diretta nazionale. No, aspetta, voi aspetta. Non, da voi... no, no, non ti esprimere, ne voglio parlare dopo di Conte e Salvini. Non okay. ti esprimere, ne voglio parlare dopo. Chiudiamo De Luca e poi parliamo di quella situazione. Dai. Vediamo se trova... Intanto se volete fare qualche domandino, volete esprimere qualche pensiero dalla chat, ricordiamo che potete farlo. E dalla prossima volta speriamo e lotteremo per farlo, di essere anche in diretta su Instagram, così vi diamo più possibilità di interagire con il Sofanos Podcast. Finora in quanti ci stanno guardando, io non lo posso vedere. Ma siamo arrivati ad un picco di 9 persone, per adesso sono in 7 i pazzi che ci stanno seguendo. Fantastico. Ah, però siamo... Ah, sì, contane 6 di Tinder. Ah, vabbè. No, ma perché uno sono io. Ricordiamoci che poi, ripeto, verrà anche condiviso, pubblicato su YouTube tutto l'episodio, tutta la puntata, quindi chi non ha avuto la possibilità di vederci oggi in diretta lo potrà fare tranquillamente nei prossimi giorni. Ovviamente teste di cazzo, meglio venire su Twitch, perché su Twitch è più bello, la live, potete commentare, teste di me. Ok, perfetto. Quindi intanto io farei partire un sondaggio. E che i sondaggi come li fai partire ancora? Perché giustamente dice chi volete che portiamo in puntata, che intervistiamo in queste live? Hai visto quello che ha scritto Andrea? No. Andrea ha scritto: ora stacco e gioco a Destiny, tranquilli. Miriam, perché ti portano? Mi porta al manicomio. Miriam sarà portata al manicomio. Dici, Miriam, perché verrei portata al manicomio? Sicuramente verrà portata, ma non per causa nostra, proprio per cose sue, probabilmente. E quindi noi ci dissociamo da questo messaggio. Domenico, hai trovato oppure chiamiamo De Luca direttamente? C'è la pubblicità. Okay. Giustamente lo stiamo prendendo partito della Mediaset. Voi vedete quanto questo De Luca è diventato famoso. Però Domenico specchia mezzo mondo, però. Specchia, no, non fa niente, no. Ci possiamo arrestare dalla... No, semplicemente ci tagliano la live, specchia il video. E fai un po' di color correction se puoi. Abbiamo provato a falsificare le banconote, quindi adesso siamo arrivati ai video, anzi. Ha detto 7 pazzi ci guardano. Sì. In tutti i casi... Ha provato a fare una battuta. No, Tindaro, tu sempre ci guardi. Va bene, cosa dire... L'argomento è questo, ci sono dei pro e ci sono dei contro, poi metteremo dei sondaggi su Instagram per vedere cosa ne pensano anche i nostri amici, seguiteci su Instagram e rispondete ai nostri sondaggi che da stasera metteremo. Intanto Alberto non si sa cosa cazzo stia facendo. Tutorial, praticamente incartare la sigaretta. Che tra l'altro sai che io per un periodo della mia vita ho imparato a rollare. Il problema è che poi non le fumavo le sigarette. Perché non si allora? Ah, sigarette. Perché mi piaceva la cosa di rollare. Ok, siamo sempre sul pezzo del manicomio. Vabbè, andiamo nel frattempo che Domenico trova il video. Ci siamo? No. Lui non sta alle leggi di qualcuno, lui alle sue. È tipo Che Guevara, catena di... Becchi? Li hai beccati? Li stai beccando? Come dai, andiamo. E mi muto, fermo un attimo, Domenico. Beh, i controlli vanno bene, anzi ringrazio la Polizia Municipale
Ci stanno arrivando tre droni De Luca, ormai li abbiamo denominati perché abbiamo dovuto fare delle modifiche strutturali in quanto c'è un registratore annesso con la mia voce e questo ha richiesto anche una modifica delle autorizzazioni. Noi siamo rimasti 10 giorni fermi con la fase test perché, come sapete bene, 23 di marzo l'ENAC ha autorizzato, dopo un po' di giorni c'è stato lo stop di Gabrielli, finalmente si è chiarita anche questa situazione, per cui si parte anche con questa tipologia di controllo, perché ci sono alcune zone della città, la città di Messina è fatta da un centro e anche da 40 microvillaggi che hanno un numero di abitanti che oscillano dai 100 ai 3000. Quindi abbiamo la necessità di un controllo veramente più capillare, soprattutto in alcune zone dove c'è la recidiva. Quella sarebbe una mascherina? Questa è una mascherina personalizzata che me ne hanno regalati 10 e con la trinacria, anche perché le mascherine buone, quelle blasonate, non esistono in giro. Noi le stiamo distribuendo 2000 al giorno grazie alla collaborazione con l'esercito italiano, con Desarte e con un'azienda di Catalabiano che ci ha regalato il tessuto, quindi questi non sono, quindi con sono marchio Uni, quelle. Eni e Batte la Pesca, ma sono artigianali, le stiamo regalando 2000 al giorno, ne distribuiamo alla comunità. Questo intanto possiamo fare, considerato che in Italia siamo così broccoli che non siamo riusciti neanche a rifornirci in tempi utili di mascherine, di dispositivi individuali di protezione, di ventilatori, perché noi abbiamo da questo punto di vista la Consip che fa le gare con evidenza pubblica, nel frattempo arrivano gli altri stati, pagano in cash e ci fregano ciò che ci serve per fare la guerra. Ma ovviamente non compete a me dire questo, io sono un sindaco di trincea e devo comunque dare delle soluzioni alla mia gente, e ci siamo inventati anche questa soluzione, e in questa collaborazione solidale questa azienda di Catalabiano mi ha regalato 10 mascherine del sindaco De Luca, ecco qui, con la trinacria che uso insieme a quelle che sono naturalmente le disponibilità che abbiamo. Ecco cosa prendo significa vivere la miseria. Sì, va bene Domenico, io direi possiamo interrompere qui il video di De Luca. Basta questo un attimino per commentare la situazione. Ma per fare il successo, sempre perché non li posso vedere. Ok, niente, c'è De Luca intervistato. Ma poi com'è che non li puoi vedere? Cioè, anche tu connettiti come i nostri amici su Twitch e vedi la puntata da lì. Più qui. C'è stato De Luca intervistato con lo sguardo assente, molto dubbioso di Mughini e dell'altro commentatore, non so chi era, che raccontava le sue vicende, tutto quello che stava accadendo a Messina e le mascherine da dove gli sono arrivate. È un po' teatrale, diciamo questo. Poi c'è Barbara D'Urso, l'unica cosa stava dicendo una cosa interessante, De Luca, stava descrivendo un attimino la situazione. Dario, ricordiamo, attiva il microfono perché si è ancora disattivato. Okay, mi sono appena reso conto perché non mi hai risposto prima, avevo detto una cosa a posto, dai, continua, prego. Stava dicendo un qualcosa di interessante De Luca e subito Barbara D'Urso l'ha interrotto per una cosa inutile, come fa sempre lei, chiedendogli della mascherina. Dice: cos'è quella cosa che è attaccata? Cosa cazzo può essere quella cosa che è attaccata qua? Si vedeva benissimo che era preparata la domanda, la palla per fare bondage. Però questa, diciamo che è stata una delle tante interviste, delle tante puntate alle quali è comparso lui, perché già era più tranquillo, era più di casa in questo video. Però per dirvi, c'è un'emergenza in corso, muoiono tantissime persone al giorno, perché fare questo tipo di spettacolo? Ok, ci sta l'intrattenimento, anche se non lo reputo tale questo. No, ma indipendentemente da cosa tu reputi intrattenimento e da cosa tu non reputi intrattenimento, non sta ai politici fare intrattenimento, credo, secondo la mia umile opinione, poi non lo so, adesso poi in tutti i casi questo è quello che fa Cateno De Luca in diretta su Canale 5. Ripeto, non è giusto a mio avviso, sia per le vittime sia per chi soffre tanto, e se vuoi difendere il tuo paese non vuoi metterti a fare spettacolini e teatrini su Canale 5 con Barbara D'Urso per far aumentare i tuoi follower forse su Instagram, cerca di evitare, perché non dai l'idea giusta, perché io
E sono stato molto d'accordo con quello che diceva De Luca all'inizio, perché le cose che diceva erano molto giuste, ma non nel modo giusto, secondo me, o al massimo non adesso. Non adesso. Per me il problema è sempre il modo di porsi, nel senso, tu puoi dire tutto quello che vuoi, però è questione di modo di porsi. Tu non, nel senso, se tu sei un politico, devi fare in modo che le persone capiscano cose molto difficili come la politica, perché non ricordiamoci, la politica è una delle cose più complicate che ci siano. Devi fare in modo che queste cose le capiscano anche il contadino, le capisca anche il muratore, le capisca anche, che cazzo ti posso dire, l'artigiano, nulla levando a queste categorie di lavoro, che ok. Il problema qual è? È che tu non puoi spiegare cose complicate in maniera semplice, nel senso che tu devi spiegare queste cose complicate rendendole comprensibili, il che non vuol dire buttarla a pane e salame. Cosa che fa Salvini, io capisco che Salvini è affezionatissimo alle sagre di paese, è diventato, credo, il food blogger migliore d'Italia, e da un certo punto di vista io spero che lui continui con queste fiere di paese, con queste sagre, perché sapete, mangiando qua, mangiando di là, un po' il colesterolo arriva all'infartino e ce lo leviamo dai... Mi dissocio. Satira. Chiudiamo il discorso della puntata, che già è passata un'oretta quasi senza rendercene conto, su Conte, dicevamo prima. Ok, sì. Io avevo un articolo, avevo trovato interessante su De Luca. Sta arrivando, ok. Manca praticamente lo scontro finale di questa serie TV, no? De Luca versus Conte. Perché praticamente ha insultato tutti i ministri e tutti è partito. Ma è un articolo. Vai Domenico, mettilo. C'è? Posso, lo leggo? Aspetta. Scusate, eccoci qua. Senti tu Alberto, anche se non puoi leggere, senti, no? Vai. Ok. Coronavirus a Messina, celebrati i funerali del fratello del boss, il silenzio di Cateno De Luca. Droni a Messina per vigilare sui vari assembramenti a causa del coronavirus, ma a quanto pare al massiccio sistema di sorveglianza predisposto dal sindaco De Luca è sfuggito il funerale di Rosario Sparacio. E non ci sarebbero stati neanche controlli stradali che avrebbero dovuto bloccare il corteo funebre. Un cognome molto noto a Messina, quello di Sparacio, ma anche in Calabria. Nonostante i divieti imposti dal governo di Roma, da quello regionale, e come se non bastassero da certe ordinanze di Cateno De Luca al momento, messe in discussione dal governo e dallo Stato, un centinaio di persone avrebbero accompagnato la bara contenente le spoglie di Saruzzu Sparacio. Giocatela voi adesso. Qui tu vuoi parlare del fatto che fai casini per... Aspetta, una cosa. Come si vede in questo momento della live? Io non so se questo qua che è morto sia un boss. Viene detto che è il fratello del più noto Luigi, boss del clan della Giostra. E lui non si non è espresso. Non so se anche lui lo sia. De Luca non si è espresso sull'argomento. No. Il che è agghiacciante, a questo punto mi verrebbe da dire, a che cazzo di gioco giochi? Ma questo argomento non gli fa guadagnare consensi su Canale 5, la butterei così. In che senso? No, se ti metti contro la mafia, almeno a livello nazionale, dovresti guadagnare molti consensi. Non lo so, questo argomento non saprei commentartelo, perché, ripeto, agisce in maniera particolare Cateno De Luca. Non so, in altre situazioni passate ha dato il meglio di sé, però non so come è messo sulla lotta alla mafia, questo non lo seguo sotto questo punto di vista, perché poi ci sono tante... No, ma non è una questione di lotta alla mafia in questo caso. No, perché lui fa la lotta contro i falò sulla spiaggia, anche, quindi era
il nostro Greta Thunberg praticamente. Sindaro, vuoi mettere un problema importante come un falò in una spiaggia? Con un problema minore come il funerale, io non so se, però c'è da dire questo, il funerale del fratello di un boss, io non so se questo Saruzzo sia anche un boss o abbia affiliazioni mafiose, anche perché non viene detto che è morto in carcere. Quindi magari speriamo per lui che non sia che non fosse una persona del genere. Però indipendentemente da questo, tu dici perché al fratello del boss glielo vuoi fare il funerale? Poi non lo so. Cosa devo dirti? Qui andiamo anche su altri argomenti. Doveva effettivamente andare con i droni lì a dire vi becco. Ma io credo che se fai un funerale in una chiesa, posso credere che il sindaco non lo sa. Un funerale viene partecipato, c'è Dario, gente, cosa vuoi che ne sappia? Lui era lì a Villa San Giovanni, ai traghetti di Messina. Lui era ai traghetti a farsi a cercare documenti ai camionisti e ai signori che passano praticamente giornalmente, i pendolari che vanno e vengono dallo stretto per questioni di lavoro. Poi si è affermato, è riuscito a fermare altre persone non regolari, tanto di cappello, però poteva farlo benissimo la polizia sotto ordine di Cateno De Luca. In quel modo non arrivava su Mediaset, questo è il punto. Dicevamo della smerdata, sì, chiudiamo il nostro amato Cateno De Luca. Chiudiamo così con Cateno De Luca e andiamo con la smerdata nazionale di Conte verso Salvini e Meloni, perché poi sembrano lontani come argomenti, ma non lo sono perché Salvini e la Meloni, come Cateno De Luca, non sono nuovi a questa tipologia di cose. Non vogliamo andare a favore di nessuno, politicamente lo fa anche Grillo, lo fa anche Grillo questo, di andare a fare one man show invece di comizi e politica. Il problema di Grillo è che a Grillo gli è rimasto da quando faceva il comico. A Grillo gli viene bene perché giustamente lo faceva anche prima. No, ciò non vogliamo dire che il Movimento 5 Stelle è una merda, regà, va bene. No, assolutamente per la par condicio, no? Stiamo insultando la destra. Anche Renzi ha fatto molto spesso il buffone in TV. Ormai è il nuovo modo di fare politica questo? Però certo, Conte però, li ha zittiti, Conte li ha zittiti. Diciamo che quelli di destra sono i più bravi, però. Sono i più bravi, non ci stiamo assolutamente schierando politicamente. La coppia d'attacco Salvini-Meloni funziona bene. Ormai Berlusconi è più l'allenatore in questo momento. il veterano. Comunque molti si sono incazzati per il fatto che Conte ha screditato e ha fatto nome e cognome di Salvini, di Matteo Salvini e di Giorgia Meloni in diretta e non doveva farlo perché dovevi parlare dei problemi, non potevi fare una diretta su Rai 1 Nazionale. Quando li girano c'è poco da fare, anche a Conte possono girare ogni tanto, e quindi l'hanno criticato per questo, però sono gli stessi che poi fanno i gruppi praticamente 1.000 euro ciascuno ad italiano, esatto. Perché sono stato aggiunto a questi gruppi, vogliamo 1.000 euro ciascuno per ogni italiano, e tantissimi, e non vi immaginate tutti i commenti che ho letto su questa tipologia di gruppi, ben venga 1.000 euro a italiano, ma in che senso? Come? Il problema, attenzione, l'ha detto la Meloni, se non sbaglio questa, o la Meloni o Salvini. La cosa che dà fastidio in questo caso, sapete qual è? Io credo che Conte abbia fatto bene a fare ciò che ha fatto, perché doveva farlo, per il semplice fatto che adesso abbiamo quello che è il migliore influencer italiano, sti cazzi Chiara Ferragni, sti cazzi Fedez, sti cazzi Luis e Matteo Salvini, non credo che si possa dire il contrario, lui il migliore influencer italiano, e la sua amica Giorgia Meloni, che diffondono fake news. Che cos'è una fake news? Sono stronzate, nel senso che tu prendi una cosa
Ma mi sembra pure stupido spiegare cosa sia una fake news, non voglio neanche spiegarlo perché mi sento un idiota. Ora, quello che ha fatto Conte è stato fare, ha fatto propaganda politica, Mi Conte. corre l'obbligo di fare alcune precisazioni, alcuni fatti. Rispondete, ragazzi. No, Ha fatto campagna elettorale dicendo quella cosa? Ha attaccato no. un partito o un dato movimento politico? No. Ha No. Non detto. direttamente. Sì, però ha detto che Giorgia Meloni e Matteo Salvini hanno detto cazzate e che quelle cazzate sono effettivamente pericolose perché loro sono seguiti da analfabeti funzionali. Questo non l'ha detto, ma l'ha Esatto. fatto capire. No, ma lui per questo, cioè, lui ha detto la Lega è una merda, Fratelli d'Italia è una merda. No, ha detto, regà, hanno detto stronzate, il MES è stato votato nel 2011, non nel 2020. Questo ha detto. Vabbè, e purtroppo quella è la campagna elettorale che ha sempre fatto Matteo Salvini. Poi non so se di mezzo ci abbia messo pure cose giuste. Sicuramente, probabilmente, per essere votato da così tante persone in Italia, sicuramente c'è del giusto in quello che dice, e gli italiani si Cosa intendi con del giusto? del giusto per essere votato ed avere la percentuale più alta di consensi in questo momento in Italia, perché adesso non so, però fino a poco tempo fa aveva la percentuale più alta, 30%. il 30%, che ciò in questo momento vorrebbe dire comandare, nel senso governare in Italia, no? Quindi Sì. per avere questo tipo di consenso è seguito da tante persone. Giustamente, se dici cazzate in diretta a tutti, non. Sì, Te la vai. giro così. Secondo te Hitler ha mai detto cose giuste? Cose giuste? Assolutamente sì. Alberto, non ho Dico sentito. sì. Assolutamente sì. Ok. Definivo. Definiscimi cose giuste. Ma perché secondo me proprio lui intende il modo di porsi. Tu la giri in un modo che alla fine sai comunicare e te la porti a ragione. Aspetta un attimo, definitemi intanto cose giuste. Ma cose giuste Vai in che senso? Alberto. In quale ambito? Io ho Della. detto, ha detto cose giuste. Per esempio, Tinder ha detto lui per avere il 30% ha detto cose giuste. Seguendo questo ragionamento, allora anche Hitler avrà dovuto dire delle cose giuste. In Ma voi entrambi i con casi, cose giuste. cose giuste erano l'accontentare la maggioranza con cose Quindi banali e superficiali. tu con cose giuste non intendi cose positive, ma cose giuste da dire in quel determinato momento. Esatto. Cose giuste per attirare Ok, consensi. Cose ok. Perfetto, giuste per perfetto, attirare consensi. perfetto. Semplicemente, infatti io, chi dice Salvini è stupido, Salvini non è stupido, assolutamente. Salvini è furbo, cioè, per arrivare al 30% non sei stupido. O Assolutamente. almeno non sei seguito da gente stupida. Però qui non andiamo ad incolpare o a fare questa tipologia di discorso. Noi ci fermiamo solamente sulla scena, no? Sulla scenetta, su ciò che è successo. Cioè, Matteo Salvini e Giorgia Meloni che smerdano nei loro social o pubblicamente o nelle aule del Parlamento Conte, e Conte che risponde dicendo agli italiani: vedete che stanno dicendo cazzate. Non fomentatevi, non combinate casini perché la situazione è ben altra. Quindi io lo vedo come un gesto di rassicurazione verso gli italiani. Oltre a averli smerdati, ha fatto bene con una classe totale, non me ne vogliate, ma è stato grande, grandioso per come l'ha fatto. Sì, Assolutamente, poi a me. poteva fare nomi o Prego. poteva non fare nomi. E in entrambi i casi tutti quanti avrebbero saputo a chi si stesse riferendo lui. Quindi quello è un dettaglio a cui la gente si vuole aggrappare, magari per dire che non ha fatto bene, ma se io so che Dario è fascista e odia gli ebrei, e in mezzo a un comizio dico, come qualcuno qui che odia gli ebrei, è ovvio che tutti quanti pensino a Dario. Non lo Infatti. sottolineo, però lui l'ha sottolineato per. Non lo so, ma secondo me non sarebbe cambiato molto la cosa. Dunque, a livello di messaggio, nel senso, come hai detto tu, nel senso, perché tutte le persone avrebbero collegato Domenico che sta parlando di loro.
Però ti dico una cosa, sarebbe stato molto meno forte come messaggio. Appunto, lui ha voluto dare uno scossone in questo modo, ha fatto bene, Serviva secondo un messaggio così forte. me. Sì, secondo me non ha sbagliato. Anche perché non l'ha neanche fatto con maleducazione, con brutte intenzioni, maleducazione, brutta figura di ieri sera. Ti L'ha faccio fatto questo gesto, Ale, ti faccio questo gesto. Oh, l'unica gioia del 2020 è stata la scena di Morgan e Bugo. Poi se me l'avessero detto tipo tempo fa, ci avreste creduto. Penso. È Cosa? vero, infatti, siamo ad aprile. Domenico, hai qualcosina da aggiungere sulla questione? Perché dunque in pratica è un video di V-Claim, è un video di V-Claim, dove lui commenta cosa? Quanto dura sto video? E dura un po', infatti, però non sono sicuro del volerlo mandare perché mi interesserebbe anche molto, ovviamente oltre al parere di Tinder, anche quello di Alberto, però Alberto non potrebbe vederlo, quindi non, no, Ma già no. siamo a più di un'ora di live, quindi magari mandare adesso il Sì, video complicato. esatto. Io direi una cosa, se qualcuno in chat ha qualcosa da scrivere, parliamo un po' con la chat, se no chiudiamo. Pace, Nel sti cazzi. frattempo vorrei ricordare, ripeto, che dalla prossima volta cercheremo di andare in live anche su Instagram e comunque noi adesso metteremo dei sondaggi o delle domande su Instagram che sicuramente rileggeremo nella prossima puntata. Prossima puntata che, ripeto, scriveremo l'argomento sulla quale verrà basato il tutto, così potete interagire al massimo anche in questo modo sulle nostre storie, sui sondaggi. Intanto dico una cosa a Domenico. Domenico, metti il link, spamma il link spamma il link di Instagram su Twitch. Ok. Va bene, se non abbiamo altro da dire, c'è qualche altro video per caso da mandare? Ok. Prego. Via, 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 scendiamo! via, via! Via, 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 ne vittero forse! Sì, sarei dove sono venuti? Ma ci vuole vedere! Passa, passate! Oh, mi paga no! Sgaghiamo! Ah, poi stiamo arruscendo, stiamo facendo niente. Il MES esiste dal 2012. Questo è un video di ebrei che scappano dalle SS o cosa? È un qualcosa di quando? Di oggi, di ieri, quando? Allora è praticamente il commento che prima ha fatto Andrea. Ok, questo è per dirvi: abbiamo bisogno di un De Luca? Mi sa di sì, mi sa più di un De In Luca, questo caso anche se non è forse il massimo, però purtroppo ne abbiamo bisogno per queste persone qui. Che ca cosa cazzo fate in terrazza? Ma andate adesso a vedervi i nostri video e le nostre live, almeno trovate un cazzo da fare. Allora, detto questo, io vi saluterei, vi augurerei una buona cena, un buon proseguimento di serata. Cosa farai tu stasera, Dario? io c'ho la pizza. Io La pizza ho le ovviamente braciole. comprata in pizzeria, tra un po' vado.
Per i non siciliani, gli involtini di carne che mi aspettano. Vero, allora facevi l'acquolina in bocca. Alberto, tu cosa... Io adesso mi riscaldo le mie pizzette surgelate. Per solidarietà verso chi? La cosa più vicina alla pizza che ho in casa è quello, perché non posso farla a casa. Tu che farai? Hai le braciole? Sì. Domenico, poi... tu invece come proseguirei? Vedi qua. Arriveremo alla quarta, quinta live, secondo me, proprio con la curiosità della gente. Ma chi è sto Domenico? Quale faccia ha? Lo vogliamo vedere. Quindi diventerai un fenomeno virale, altro che De Luca. Con questa... Mi rivolgo ad Andrea, dacci sotto quei meme. Andrea, dacci sotto quei meme, dagli tutta quei meme. Sulle storie di Instagram. No, pure sul profilo a questo punto, così Sofano, vediamo. Cercateci Sofanos su Instagram e su YouTube e su Facebook, dove cacchio volete. Su Pornhub. Pornhub purtroppo ancora no, proveremo ad andarci. Ancora. Chi è Enerblaze? Enerblaze. Enerblaze. Ah, ok, vuoi vedere i meme? Meme. Allora, chiudiamo con la sigla finale di Alberto. Vai. Come quella iniziale, però poi diciamo fine alla fine, ok? Ok, perfetto. Ha senso. Fine. Fine. Okay. Ciao. Ciao.